Ok, ciao ragazzi, qui Francesco e questo è un altro dei miei video al volo e oggi sono qui con i miei due grandi amici e nuovi clienti, Nico e Lilith. Hi. Sei a Imbasha? Hello. Hello. Nico dal Belgio e Lilith... You are from Bali? Java. Da Java. Quello che stiamo facendo con loro è stiamo sviluppando un programma per Nico che riguarderà la connessione tra l'uomo e la donna, quindi aiutare uomini a entrare più in contatto con loro stessi, donne in contatto con loro stesse, con la loro femminilità, uomini con la loro maschilità, e poi connettersi, avere una relazione dove c'è più connessione e più passione. Quindi stavamo facendo del brainstorming qui nel nostro fantastico ufficio con piscina e ho detto ok, perché non proviamo, e Nico ci mostrerà un esercizio che tu puoi fare con un tuo ragazzo, la tua ragazza, una tua amica, un tuo amico, per avere più connessione, più passione, right? So basically I'm telling them, you're gonna show them an exercise that they could use to find more connection and yes. more passion with their exactly. partners, exactly. right? Do you wanna add something? No, that's about it. It's very clear. It's how you connect with your own body while going to connect you with another person, with a beautiful lady. Okay, quindi parleremo di come tu puoi entrare più in contatto col tuo corpo mentre sei in contatto col corpo di un'altra persona, in questo caso una bellissima ragazza, ok? Quindi spengo la telecamera, mi sposto in modo da inquadrare solo loro e traduco Nico mentre parla. A tra poco. Good, hi. So we are going today do an exercise to improve your connection with yourself and by that the connection with your partner. Faremo un esercizio oggi per migliorare la connessione che tu hai con te stesso e con il tuo partner. I will use this beautiful lady. Saremo questa bellissima ragazza Lilith to demonstrate. Per dimostrare. So I would like you guys to do exactly the same. So what you're going to do is to find a beautiful lady. Quindi ragazzi dovete fare esattamente questo. Passo numero uno, trovatevi una bellissima ragazza. So, and you ask her to please close your eyes. E le chiedete per favore di chiudere i suoi occhi. Potete farlo, they could do it with a friend, doesn't have to be their girlfriend, yeah. Potete farlo con un'amica, con un amico. But a beautiful girl is much nicer. Ma se è una bella ragazza meglio. For most people. So, first, you close your eyes too. Le chiedete di chiudere gli occhi e dopo di ciò chiudete anche voi gli occhi. And then you're gonna make contact. And contact doesn't mean that you grab her heart. E poi avrete un primo contatto che non significa che l'andiamo a la stringiamo forte. Or that you do this. O neanche così come una checca. No. Connection means. Connessione significa. That you touch. Che tocchi. And then your energy, your intention goes inside. So. E poi la tua energia, la tua intenzione va come dentro il corpo dell'altra persona. It means that you try to. Make the slack, the openings in between your hand and her body as small as possible. So really try to merge your skin as much as possible with her shoulder. Quindi è come se cercassi di unire la tua pelle il più profondamente alla pelle dell'altra persona, ma in una maniera molto delicata. Now you close your eyes too. Anche tu chiudi gli occhi. You can start to breathe a little bit slowly. Inizia a respirare. What you will note is that piece by piece you will start breathing together. Inizi a respirare e ti accorgerai dopo un po' che inizierete a respirare assieme, che la vostra respirazione sarà sincronizzata. You're gonna focus on your body, you're gonna scan your body from your feet through your legs. E poi fai una sorta di scanner del tuo corpo, dai tuoi piedi, your hips, le tue gambe, i tuoi fianchi, your belly, lower back, la tua pancia, la bassa schiena, higher, your entire upper body. Vai più su nel tutto il tuo corpo superiore. Ti
focalizzi e percepisci il tuo corpo. Your shoulders and arms. Anche le tue spalle, le tue braccia. Your face with eyes, nose, mouth. Tua faccia, il naso, la bocca. Amen. Now I want you to put your attention on your hands. Ora rimetti la tua attenzione sulle tue mani. And the lady or the one that holds. La, è la donna o la persona che in questo potrebbe essere l'uomo che in questo momento è stato toccato? Focus on the connection between the two bodies. Quindi la donna in questo caso si deve focalizzare sulla connessione tra i corpi, sui punti di connessione. And focus on the energy between the feel and imagine that your warmth goes together with her warmth. E bisogna focalizzarsi sull'energia come se fossi un tutt'uno con l'altra persona. Come se la vostra energia e il vostro calore fosse un tutt'uno. Quando davvero senti questa connessione, questo calore, inizi molto lentamente a muovere il tuo corpo, il peso del tuo corpo a oscillare a sinistra e a destra. E aspetti che il tuo partner ti segua. Ci muoveremo da sinistra a destra molto lentamente. Continuiamo a muoverci adesso indietro e in avanti. When you feel tension coming into your body, try to imagine that you're breathing into this part. Se senti tensione nel tuo corpo, immagina di respirare in quella zona del corpo e di dissolvere le tensioni. E ora oscilliamo con un piccolo cerchio. Now we're going to mirror each other. So whenever I'm going into her, she will start going into me. E ora iniziamo a farci da specchio. Quindi se io mi avvicino, lei si avvicina. When I go back, se io mi allontano, lei si allontana. Continua a respirare profondamente e lentamente. You can do whatever the fuck you want. Puoi anche fare dei cerchi, puoi fare quel cavolo che vuoi. And go back to the mirror. E poi torna allo specchio. You slide your hands down. Vai a prendere le mani della persona. And take the hands, really. Connecting, you do the same thing, you start breathing together. Facciamo la stessa cosa con le mani, iniziamo a respirare assieme e ci focalizziamo sulla connessione delle mani. Maybe focus on those nine hands. We're going to do the same thing on the left. Facciamo la stessa cosa, andiamo a sinistra. Right. Uscilliamo a destra. Possiamo giocare con i nostri movimenti. Avanti. Indietro. Non ti dimenticare di respirare profondamente e di lasciare andare via tutte le tensioni.
are going to mirror. So the same thing as with. Ora facciamo lo specchio. When I lean in, she starts leaning. Quindi se io mi avvicino, lei si avvicina. Until our bodies really are just leaning on each other. Affinché i nostri corpi non sono davvero appoggiati l'uno agli altri, l'uno all'altro. Devi farlo molto gentilmente, perché se lo fai troppo forte uno dei due può cadere. Quindi riprovi. Also the lady now can try to take up the slack, make as much skin contact as possible. Poi prova questa connessione delle palmi delle mani. Now I'm e prova a percepire il contatto della pelle più che puoi. Now I'm gonna lean back slightly. And she's gonna lean back. Ora io mi allontano. When I lean back, she leans back. Quindi ora quando lei va indietro io vado indietro, e quando io vado avanti io vado avanti. You can lean again. Poi di nuovo ci avviciniamo sempre di più. Then again. E poi di nuovo ci allontaniamo. Mantenendo questa tensione, questo equilibrio, la presenza nel contatto con le mani. Qui ci avviciniamo. Now we're going to go to the more intimate. So you connect your. Poi passiamo a una parte un po' più intima. Upper body. Ci connettiamo con la parte superiore del corpo. The top part, don't do this. Non devi essere inclinato col bacino, the ma sei high as you can on your upper body. Ma è il tuo petto che va verso l'altra persona. And again you're gonna breathe together. E di nuovo respirate assieme. Imagine the warmth going into her body and her warmth into you. E immagina che il tuo calore vada nel corpo della donna e che il calore della donna vada nel tuo corpo. Clean away all tension. Lascia andare tutte le tensioni. When you really feel that you're connected to two bodies. Quando senti che siete davvero connessi, di nuovo inizia a cambiare il tuo peso. Destra e sinistra. Poi avanti e indietro. Provate a muovervi come una cosa sola, prendendo questo contatto nel petto, nella parte superiore del corpo. Poi facciamo di nuovo lo specchio, quindi quando io mi avvicino lei si avvicina. I nostri corpi sono praticamente appoggiati uno all'altro. E poi ci disconnettiamo. Destra e sinistra. Possiamo fare dei piccoli piccoli passi. E aspettiamo che il peso si trasferisca. Like this, you can move for hours.
In questo modo potreste muovervi per ore. Voi potete tenervi. E poi, quando diventi più avanzato in questo, puoi fare altre cose. But that's for other people. Ma questo sarà per altri video. See you. Thank you, Nico, and thank you, Lilith. Ok, ciao ragazzi, io ringrazio Nico per questa breve descrizione, spero che ti sia stata utile, quindi lasciaci un commento, se hai qualche domanda per Nico faccela sapere. E vedi, ci tenevo a fare questo video perché ultimamente sto lavorando davvero con tutti nell'inner circle, dai dottori agli avvocati, agli psicologi, agli artisti, ai cantanti, a persone che fanno il pane, a persone che aiutano donne a raggiungere gli orgasmi, a persone come Nico che aiutano le coppie a trovare la connessione e la passione, insomma davvero di tutto, e questo tiene la mia mente creativa ed è bello poter aiutare persone a portare il loro dono nel mondo. Quindi io ringrazio molto voi ragazzi, thank you so much guys, and do you want to say something about this? Can they like, this is like for couple who want to find more passion, or how can they use it in their own life, like daily, or If you're a couple, you can use this to reconnect in a physical way, but without having to be sexual, you know? Se siete una coppia, per esempio, potreste usare questo esercizio. And should they do it like daily or something? It would be nice to do that at least once a week. Sarebbe bello farlo almeno una volta alla settimana. And take your sweet time, you can also do it on music. E potete anche farlo con la musica. And really just connect, try to feel each other. Ed è un modo per connettersi fisicamente senza necessariamente essere sessuali. And after you've done that, it's a great idea to just sit over each other, hand in hand. E dopo che avete fatto questo esercizio, una buona cosa è semplicemente rimanere seduti vicini con le mani tenendovi per mano. And then look each other straight in the eyes without looking away. Ah, quindi seduti, sitting in front of each other. Yes. Seduti uno di fronte all'altro, tenendovi per mano e guardandovi negli occhi profondamente senza guardare da un'altra parte. And try to, just like you did with the movement, try to breathe together. Nello stesso modo in cui avevi fatto col movimento, prova a respirare assieme. And just try to be there together. Prova a essere presente in quel momento. And just notice everything that comes up. E vedi tutto quello che senti dentro di te, che succede per voi. But be aware that it can be very confronting, because all the little problems that you have been pushing away because you're both relaxed and into real contact. Stai attento perché può essere una cosa che può essere una sfida fare questo esercizio, perché magari ci sono tanti problemi nella vostra relazione o con te stesso che hai nascosto, ma in questo momento sei rilassato, sei presente, sei connesso, e quindi può venire tutto a galla. They might come up. And then you will have no choice but to handle them. E allora sarà il momento di lavorare e di gestirle. And so then you grow or you separate. E quindi a quel punto quello che succede è che o crescete come relazione assieme o vi lasciate. Quindi provate questo esercizio, fatemi sapere come va, lasciatemi un commento se volete avere più video come questi. Un grande abbraccio, noi ci vediamo presto nel prossimo video. Fino a quel momento, segui i tuoi sogni e cambia il mondo. Ciao! Bye! Ciao, sono ancora io e ho un regalo per te. Però prima voglio chiederti due favori. Il primo è di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, e il secondo è quello di lasciarmi un commento e di farmi sapere che cosa vuoi sapere, in modo che io possa ispirarti ed aiutarti ogni giorno di più. Quindi iscriviti al canale, lasciami un commento, anche un like, che ovviamente mi fa piacere. E poi, dopo che hai fatto queste due o tre cose, allora vai su francescomarcuccio.it/regalo per avere il mio regalo per te. Ti auguro una meravigliosa giornata. Ciao!